Ben ritrovati a questo nuovo appuntamento con Podcast. La puntata di oggi è dedicata al 171esimo anniversario di fondazione della Polizia di Stato ed è il momento anche per la Questura di Vicenza per tracciare il bilancio dell'attività degli ultimi 12 mesi di lavoro. Allora andiamo a scoprire quelli che sono i dati dell'ultimo anno della Questura di Vicenza, ma anche per raccontare quelli che sono gli encomi che le forze di polizia hanno ottenuto durante questo anno di lavoro. Fanno ingresso in sala il signor prefetto della provincia di Vicenza, Salvatore Carcamo, ed il signor questore della provincia di Vicenza, Paolo Sartori. Gli ultimi 12 mesi hanno rappresentato un periodo particolarmente complesso dal punto di vista della fenomenologia delinquenziale. A fronte infatti di un sostanziale consolidamento del numero degli interventi per reati contro il patrimonio,
drasticamente diminuito negli anni della pandemia, ha fatto da contrasto un incremento di quelli effettuati in occasione di eventi di natura conflittuale, spesso originati dalla esasperazione di rapporti interpersonali, degenerati sino alla violenza. Allo stesso modo, significativo ed assai preoccupante appare essere il numero degli interventi in occasione di violenze domestiche, di violenze di genere e più in generale di reati cosiddetti da codice rosso. Anche in questo caso, e forse ancor più in questo caso, si tratta di una questione culturale, di educazione, che si forma in famiglia, nelle scuole, nei luoghi di aggregazione. Ed è per questo che il nostro impegno quotidiano ci porta nelle aule, tra i più giovani, per educarli, come si è detto, alla cultura della legalità. Permettetemi di ricordare le vittime di femminicidio che nel 2022 hanno funestato le nostre comunità. Tragedie che hanno dimostrato come la violenza non possa essere contrastata dalle sole forze dell'ordine e dall'autorità giudiziaria, ma serve una rete di protezione che ognuno di noi deve, nella quale ognuno di noi si deve sentire protagonista. Serve formazione, dunque, ed educazione al rispetto dell'altro e al rispetto verso se stessi. Penso agli incidenti stradali, a quanti troppi siano causati da comportamenti scorretti come l'alta velocità, l'abuso di alcolici o di sostanze stupefacenti e la distrazione a causa dell'uso improvvido alla guida di strumenti elettronici di comunicazione. E penso anche a quali conseguenze tragiche possono derivare da intimidazioni, minacce, sfide assurde che hanno come fine ultimo la violenza, talvolta veicolate da questi strumenti di comunicazione verso individui fragili, spesso in giovanissima età. La Polizia di Stato è costantemente impegnata dentro e fuori le scuole con progetti specifici, sia sulla guida sicura che a contrasto del bullismo e del cyberbullismo, per infondere la consapevolezza nei più giovani, partendo proprio dal rispetto di sé. Al pari di quanto si sta facendo riguardo alle infiltrazioni delle organizzazioni mafiose nel tessuto economico, che destano non poche preoccupazioni, anche in vista della prossima gestione dei finanziamenti e degli appalti collegati al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e dai lavori di esecuzione della linea ferroviaria della TAV, allo stesso modo l'attenzione che poniamo nei confronti della devianza giovanile, della criminalità comune, in particolar modo quella di tipo predatorio e del degrado urbano, spesso collegato allo spaccio e al conseguente consumo di sostanze stupefacenti, rappresenta per la Polizia di Stato una priorità assoluta, proprio perché questi fenomeni delinquenziali si manifestano in forme di reato che incidono direttamente sulla qualità della vita dei cittadini. Nel contesto attuale, quindi, le operazioni straordinarie di controllo del territorio, effettuate in tutta la provincia, di concerto con le altre componenti delle forze di polizia e con le polizie locali, così come l'applicazione sistematica delle misure di prevenzione personali e di provvedimenti amministrativi di chiusura di pubblici esercizi in presenza di situazioni di illegalità, ci consentono, da un lato, di mantenere un efficace monitoraggio delle zone maggiormente a rischio e delle criticità che le affliggono, e, dall'altro, di isolare tempestivamente ed allontanare dai contesti urbani e, se del caso, dal territorio nazionale, quei soggetti che delle attività criminali hanno fatto la loro fonte di sostegno, oltre che la caratteristica principale del loro sistema di vita. Fondamentale, a tal proposito, è stato il contributo della Polizia di Stato nella repressione di ogni forma di manifestazione delinquenziale e nella individuazione di responsabili delle azioni delittuose che, nella nostra provincia, non hanno mancato di destare allarme sociale e preoccupazione diffusa. Si procede ora alla consegna degli attestati di merito al personale della Polizia di Stato in servizio presso uffici e reparti della provincia di Vicenza. Consentitemi di esprimere il mio riconoscimento e la mia gratitudine al sostituto commissario Spinato, che dopo decenni di comando della Polizia Ferroviaria di Vicenza nei prossimi giorni lascerà il servizio attivo. A lui e alla sua famiglia il mio grazie di tutta la Polizia di Stato. Quello che ci tengo a sottolineare è che lui sa che in noi troverà sempre la sua famiglia quando vorrà venire a trovarci, quando vorrà condividere con noi i suoi momenti. Per noi sarà sempre un orgoglio e con gratitudine rinnovo il mio ringraziamento. Grazie. Grazie, Boris.
Ecco, la mia stessa gratitudine va al sovrintendente capo Miotello, che anch'egli dopo decenni di servizio nella nostra amministrazione, ultimamente con la responsabilità del posto di polizia presso l'ospedale di San Bortolo, presto, nei prossimi giorni, lascerà il servizio attivo. Quindi anche a lui, alla sua famiglia e a tutti i suoi cari le mie più vive congratulazioni, e anche per lui le porte della nostra famiglia sono sempre aperte. Molte grazie. Questa puntata di podcast termina qui. Grazie per essere stati con noi e arrivederci.